Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati, spero che abbiate trascorso tutti una gradevolissima estate e siamo pronti a riaccendere i motori in tutti i sensi, tutti i sensi. per presentare in esclusiva proprio per voi la nuova stagione autunnale delle Aste Bolaffi. Saranno tantissimi appuntamenti, io infatti sono Alberto Ponti, accanto a me ho Elena buonasera, Sala, buonasera vi terremo compagnia questa sera. Ciao Alberto, ecco, vi terremo ecco. in compagnia presentandovi questo ricco, ricchissimo calendario. calendario di Asse Bolaffi per l'autunno vi terremo compagnia con appuntamenti a livello settimanale per presentarvi poi dalla prossima puntata in avanti le singole aste. Questo come ha già anticipato Alberto, invece, è un'infarinatura, è una carrellata per andare a far che cosa? Darvi tutti già gli appuntamenti precisi con le date e anche le location delle nostre prossime aste e andare, perché no, anche a ripercorrere quelli che sono stati i top lot, i risultati migliori delle aste passate. Questo per farvi sempre più venire voglia di entrare in sintonia il mondo della Bolaffi e delle aste Bolaffi. E delle che aste. Da 1790 certo. si occupano di beni rifugio, sempre più importanti, soprattutto in questo tempo, di collezionismo, di rarità, di cose fondamentalmente belle. Cose bravissime, hai detto bene, cose belle e io credo che eh, vi faremo venire l'acquolina in bocca, così eh, dando qualche highlights eh, qualche piccolo indizio su alcuni oggetti che presenteremo nelle nostre prossime aste e che siamo già di cui siamo già in grado di fare un'anticipazione. Tenete presente che il calendario è molto ricco, è molto lungo, gli appuntamenti sono tanti e di tante aste, soprattutto quelle un po' più in là nel tempo, parlo a quelle di novembre e dicembre, ci sono ancora gli esperti al lavoro di giorno e alcune volte anche di notte, di notte proprio per vero, voi, per il reperire catalogo, il materiale per, il per chiudere i cataloghi. Quindi, quindi, siamo sempre certo. qui nella doppia veste, sia di presentarvi quelle che saranno le nuove aste e gli oggetti che poi verranno presentati alle aste, ma siamo qui sempre anche per ricercare i vostri oggetti grandi piccoli preziosi no le nostre valutazioni sono assolutamente gratuite e quindi iniziamo subito a dare qualche numero nel senso il nostro numero di telefono il nostro indirizzo mail e 8. soprattutto il sito istituzionale delle aste bolaffi dove potrete trovare riassunto un po' quello che Andremo eh, di cui andremo a parlare questa sera e troverete sempre il calendario aggiornato delle aste, i cataloghi e mille e una curiosità. Sito internet ufficiale delle aste Bolaffi, www astebolaffi: www.astebolaffi.it, mail per chiederci tutte le varie informazioni, condition report, richieste esatto. di valutazioni, o qualsiasi curiosità. Info, ecco. chiocciola, rispondono sempre i nostri esperti, non dico acqua24, ma quasi. Ultimo, lo potete vedere anche in impressioni, il nostro numero di telefono, il centralino è attivo anche adesso, quindi se avete piacere potete già addirittura chiamare 011 0561684. Quindi i numeri che sicuramente molti di voi l'email conosceranno già, addirittura a memoria, perché so che ci sono molti che ci hanno seguito per tutta la scorsa stagione e che saranno certamente collegati anche in questo momento. Però, come dicevano gli antichi, repetita Juvent, magari siete per la prima volta davanti al teleschermo, avete visto così queste due persone che parlano in televisione di un po' di tutto, vi è venuta la curiosità proprio di chiedere delle informazioni o di avvicinarvi, come diceva Elena poco fa, al mondo, a questo mondo Amico. assolutamente affascinante delle, delle aste, delle aste, bole, delle aste non Quindi. Non vi intimidite, non avete mai partecipato a no. un'asta, vi sembra un qualcosa che solo di cui avete sentito parlare magari in qualche film. Nessun sì. problema, partecipare all'asta è semplicissimo e siamo a vostra completa disposizione via mail sul sito, telefonicamente per spiegarvi le modalità di partecipare alle nostre aste. Alle nostre Anticipo aste, ecco. che questo mm. calendario fitto di appuntamenti sì. autunnali delle aste Bolaffi, alcune aste verranno fatte proprio fisicamente in presenza. Cosa vuol dire? Noi facciamo delle aste sia a Torino sia a Milano, altre saranno solo online e si potrà partecipare sulle piattaforme registrandosi online. Quindi ogni asta ha la sua modalità di sì, partecipazione, sì. ma è veramente molto molto semplice, fatto tutto con grandissima trasparenza. Sì. E il prezzo nelle aste è la cosa più bella che lo fate voi: certo. data una base d'asta per un oggetto, e poi il mercato che determina il reale valore, e questo vi deve dare una tranquillità. Proprio di farvi consigliare dalla Bolaffi una volta trovato un pezzo che vi interessa e partecipare con i rilanci fino a quando sarà il mercato, praticamente domanda-offerta, a determinare certo, certo. il prezzo di aggiudicazione. Ecco, io aggiungerei giustamente, come dicevi prima, c'è il sito www.astebolaffi.it che viene continuamente aggiornato. Sia con la data di tutte le aste, di cui più avanti parleremo, ma a volte può accadere che ci sia proprio ridosso, magari uno spostamento di pochi giorni. Comunque il sito di norma è sempre aggiornato. Se voi sì. andate sul sito www.astebolaffi.it, trovate sempre le date precise e poi potete vedere quelli che sono online, tutti i cataloghi già delle prossime aste. Di norma il catalogo va online un 2-3 settimane prima dell'asta, per cui adesso se andrete sul nostro sito già in questi giorni troverete certamente il catalogo per esempio dell dell'asta ecco, dell del 22 Vini, settembre. Mi rivolgo soprattutto Vini, a voi, ecco, iniziamo ecco. e gli occhi per la nostra prima asta che andremo a presentarvi sarà quella dei gioielli. Mi rivolgo alle signore, ma chiaramente anche ai signori che vogliono fare un bel regalo. Ci sono anche oggetti chiaramente maschili come certo. tutte le aste. ci, ci sono anche collezionisti, sono dei anche gioielli, collezionisti eh. di no, gioielli, noi li abbiamo ecco. conosciuti. Quindi inizieremo ecco. con un'asta il 13 ottobre, così vi diamo già una prima data. Il um, catalogo probabilmente lo trovate addirittura già online, o se non online potrete... A breve, sì, a brevissimo, a brevissimo. Nel senso ormai sono ricchi poco. di informazioni, di fotografie, di expertise vere e proprie. I gioielli vengono descritti minuziosamente. Chiaramente se ci sono grandi grifo o nomi, vengono evidenziati, le date. Se ci fossero anche degli eventuali difetti vengono sempre puntualmente evidenziati, quindi voi potete partecipare tranquillamente anche a distanza, ma per ogni asta noi Alberto organizziamo certo. sempre anche delle visioni. Organizziamo note. delle visioni ed è qua che volevo arrivare, nel senso che allora, tranne pochissime aste in cui però gli esperti sono a disposizione per mandarvi online condition report, informazioni, richieste proprio specifiche sull'oggetto, Gran parte, anzi direi quasi tutte, le nostre aste prevedono, oltre all'asta stessa, e prima dell'asta stessa, la possibilità di venire qui a Torino o a Milano, a seconda del luogo dove si tengono le aste, a visionare di persona gli oggetti. Questo perché? Allora, sicuramente viviamo in un mondo sempre più virtuale in cui si parla sempre più di metaverso eh, e <ride> in cui le persone a volte vivono in questo universo parallelo. No, ma noi invece parliamo sempre ecco, di solidità e di concretezza, che in questo momento, perdonami Alberto, diventa ancora più fondamentale, certo, forse che certo, noi, in altri certo, momenti storici. certo, story, certo ecco, ma quindi... soprattutto, io poi quello che dico sempre di oggetti online eh, con uno smartphone o con un PC davanti, ne vediamo a oggetti bellissime. Però. Gli oggetti che ci interessano veramente, che magari vogliamo provare ad acquistare, tenerli in mano proprio eh. da un'emozione particolare e sono convinto che tante volte è quel qui in più poi che ci convince a fare l'offerta. Perché io vedo un oggetto che mi piace online, sì, se sono un professionista faccio l'offerta, se voglio proprio quello faccio un'offerta, però venire, tenere in mano un gioiello, un orologio, eh, sedersi su un'automobile, su, un su una su motocicletta. Vedere un bel pezzo di design, eh, un bel pezzo una bella poltrona, design. una luce eh, dal ecco. vivo, esatto. Un, Io sono convinto cosa. che faccia scattare quella molla che poi farà sì che voi il giorno dell'asta o siate qua in sala col vostro bravo cartellino oppure a quel punto siate anche direttamente collegati online a casa vostra È per vero, partecipare. Per poter poter partecipare di aggiudicarvi il lotto quindi tutte le nostre aste e poi ti lascio parlare no, perché figure. so che vuoi dire una cosa che i nostri telespettatori piacerà moltissimo è Che io la vedo quando la vedo così fremente, eh sì, insomma eh sì. so che perché c'è eh, una novità c'è una novità, novità. novità. e eh, no. la novità giustamente te la faccio esporre in prima persona fra un minuto ecco e quindi eh, come stiamo dicendo tutte le aste sono ah, quasi tutte hanno la possibilità di visionare i lotti, anche in questo caso fate sempre riferimento al nostro sito perché assieme al catalogo c'è la data di visione di tutto con gli orari, con indirizzi gli indirizzi puntualmente, ecco. puntualmente, puntualmente, puntualmente ecco, e, ti, ecco mh, introduciamo quella che è veramente la novità mm. un po' delle trasmissioni non ancora di questa ma dalla prossima, per ogni presentazione mm. di aste, la prossima trasmissione sarà legata proprio alla prossima aste del 13 ottobre dei gioielli luccicante. Milan, no? In ogni trasmissione metteremo direttamente in vendita qualche oggetto chiaramente legato alla trasmissione. Quindi vi do già l'appuntamento col prossima presentazione dell'assa perché vi farò luccicare gli occhi. Avete, avrete possibilità di comprare direttamente, quindi telefonando ecco, a distanza, qualcosa che fa parte già della collezione proprio Bolaffi. Questa è la grande novità dell'anno, abbiamo certo. voglia di interagire sempre più con voi e questa è un'esclusiva per chi seguirà le nostre trasmissioni. Quindi quello che vedrete in vendita direttamente non sarà all'asta, ma è una chicca dedicata proprio per voi che, fedelmente da anni, che ci, ci seguite con ci le seguite, nostre seguite, trasmissioni ecco. legate al mondo delle aste Bolaffi. Quindi ecco. volevo dare questa piccola sì, anticipazione, sì. magari la ricorderemo sì, anche più avanti perché magari non si è collegato subito. Sì, trasmissione. Poi sono oggetti che di presentazione in presentazione avremo qua proprio con sì. noi questi <ride> oggetti, che magari sono cose anche sfiziose. Anche piccoline, non è detto che debba essere il top lot da decine o centinaia di migliaia di euro, però sappiamo che molti di voi, oltre a voler partecipare all'asta, magari eh, perché cosa è successo? È successo che in passato, quando facevamo queste presentazioni, si chiamavano che volevano si, già comprare. Dicono, Ma avete presentato il gioiello, l'orologio, l'automobile? Non è che questo oggetto, magari facendovi un'offerta, si può comprare subito? No. L'asta è l'asta, ecco. però, proprio per venire incontro a questa esigenza. Proveremo ad avere una piccola selezione di oggetti che Dedicata telefonando e chiedendo informazione potrete venire a visionare dal vivo e si potrà fare una trattativa, Un, proprio, trattativa, una trattativa una privata, privata con ecco, finalizzata. Privacy, con tutta privacy, ci teniamo a dirlo, che per noi la privacy ecco, cioè, per i clienti è sacrosanta. Senza quindi, nessun impegno da parte vostra, ecco, cioè, diciamo che la Bolaffi non grande è il venditore dell'enciclopedia che poi viene ecco, e direi cioè, grande tradizione. Del 1890 la quarta generazione della famiglia Polano certo. 13 ottobre gioielli, mm. però la regia so che ha dei contributi e andiamo a farci brillare gli occhi con dei grandi realizzi di pezzi della passata assa. Abbiamo avuto nomi importanti, bucellati, bulgari. Certo. Fateci vedere qualcosa, fate brillare gli occhi e soprattutto fateci sognare con i realizzi quando. Sì ci portate degli oggetti e ci dite ma questa base forse è un po' prudenziale, non elevatissima? Guardate i realizzi cosa, cosa è stato fatto. Sì. La base è sempre una partenza e poi è il mercato che è determina il, che, il vero assolutamente, valore. Assolutamente, queste sono parole che dovrebbero essere eh. incise nel marmo, ma non solo per i nostri clienti, proprio per chi si occupa di aste. Allora, dicevi prima che... Eh, le aste ormai è un mondo che eh, a molti sta diventando familiare, ma perché? Perché, eh, basta guardarsi intorno: il numero di aste in Italia e nel mondo è incrementato vertiginosamente in questi ultimi anni. D'altronde il commercio antiquariale tradizionale a volte per diversi motivi è in crisi, nel senso che i negozi su strada, come anche in questo settore come in altri, vendono meno, meno. e quindi tutto si sta spostando sulle aste. Cominciato negli Stati Uniti e adesso anche l'Europa sta, eh, diciamo così, sta usufruendo sta di questo fenomeno. Sta seguendo questo diciamo, trend, questo trend che linea, è partito dalla ecco. negli Stati Uniti. Però diciamo che. Le aste Bolaffi sono un nome nel senso in giro, voi vedete, non per fare pubblicità comparativa, ci mancherebbe tante case d'asta, a volte anche piccole, a volte improvvisate, gestite da saltimbanchi, lasciami passare questo eh, termine, certo. noi invece siamo... L'interlocutore serio ecco. è fondamentale, ma ritengo eh sì. che un'azienda che è sempre nelle mani della stessa famiglia dal 1890 certo. sia già di per sé, non è l'unica cosa chiaramente, però è già di per sé sinonimo di grande serietà, mm. di grande trasparenza e soprattutto ecco. di consulenti dedicati per ogni settore. E, più preparati, e preparati, non improvvisati. Preparati, ecco. gente preparati. che ha studiato, che lavora, che conosce il mercato. Ecco Questo sì. per chi, sia per chi deciderà di acquistare durante la nostra asta, ma anche per chi deciderà eventualmente di affidarci gli oggetti preziosi che avete nelle vostre case, di cui volete avere un'idea del valore. Una stampa. Affidatevi una a gente seria. Un, consiglio, preparata. un parere. Un parere. Ecco, assolutamente assolutamente. gratuito. Tuito. Zero undici zero. 561684 info chiocciola assebolaffi.it è ancora più comodo, fotografate col vostro smartphone eh, la bottiglia di vino, il gioiello, il mobile, la lampada di design, il libro, il francobollo, la moneta, Franco moneta bollo, la moneta che, i che, insomma, che tradizionalmente è esatto, tradizionale, certo. mandatela via mail che direi che è assolutamente la cosa più sì, comoda sì, non sì, nulla. Rende... lasciate magari solo un re, su, vostro recapito telefonico, le mail vengono smissate tempo zero ai vari consulenti. Ecco. E a bontà di quello che dici, eh, abbiamo parlato di grandi realizzi della scorsa asta, perché? Perché le nostre sono delle vere aste e quindi quello che conta non è la base di partenza, che è un'indicazione, ma è il realizzo, nel senso che le nostre aste abbiamo i principali clienti, i principali collezionisti che quando vedono un bell'oggetto, combattono e non se lo lasciano sfuggire. Facciamo per esempio un esempio semplicissimo, ecco l'8328 della nostra scorsa asta di gioielli che vedete in questo momento Tutto sui vostri bracciale. teleschermi, eh no, era, una era una collana in zaffiri e rubini di bulgari, partiva da una base di 5.500 euro. Ed è stato venduto a 22.000 euro. Quindi ha praticamente quadruplicato la base. Se c'è l'oggetto, se l'oggetto è ben presentato, il cliente c'è e l'oggetto viene pagato al giusto prezzo. Perché è così? Cioè, nel e senso, la cosa più bella è che il prezzo si fa di fronte a voi. Il prezzo si fa di cioè fronte a voi. Voi lo potete vedere veramente con i rialzi. Cioè, non è, è tutto fatto veramente di fronte a voi in modo molto molto trasparente e la Wallafti ha l'impegno per chi ci lascia gli oggetti di pubblicizzare quanto più possibile a livello nazionale ma anche certo. internazionale i lotti che vengono presentati perché nelle sì. aste la cosa più bella è che si apre il mondo sì. ormai Abbiamo poi siamo un mondo globalizzato del è... mondo, perché poi a vantaggio di chi ci affida facciamo al materiale, delle condizioni ecco. assicurate certo, quindi non certo. vi preoccupate non potete venire Vedere le visioni lotte, non potrete essere a Milano in presenza il 13 ottobre per partecipare alla prossima assa dei gioielli. Noi vi mandiamo tutti i report, vi contattiamo via mail, vi mandiamo tutte le expertise degli oggetti o dell'oggetto del vostro cuore che vi interessa in modo che voi veramente possiate comprare o partecipare almeno all'assa con grandissima tranquillità. E soprattutto, a garanzia della serietà delle aste bolaffi, oltre a questo processo di vendita estremamente chiaro, voi sul nostro sito trovate i realizzi in tempo okay. reale di tutti gli oggetti sono realizzi pubblici a volte se andate anche su siti di case d'asta importanti di cui non faccio il nome, c'è l'asta poi per tre settimane, un mese i realizzi non si vedono da noi non... rimangono ecco. anche addirittura quelli delle aste passate ecco. per parecchio tempo un, uno vede film. e dice, questo è bello questo oggetto, partire da 10.000 euro chissà cosa ha fatto, perché poi dopo l'asta c'è tutta una contrattazione L'oggetto che non è venduto, magari si fa figurare. Non entro nel dettaglio. Da noi, se, innanzitutto, avete la possibilità, se non siete di persona presenti in sala. Comunque di assistere online seduti dalla poltrona di casa vostra all'asta e quando cala il martello del banditore, sbam, il lotto è venduto, immediatamente c'è proprio un sistema che si aggiorna e dà il realizzo in tempo reale che non cambia. Questo a garanzia di chi compra ovviamente per maggior trasparenza, ma anche a garanzia di chi vende. Se voi ci affidate un oggetto e l'oggetto è battuto dal banditore, voi siete liquidati, nel senso che quell'oggetto è venduto. Non è che poi come alcune volte succede, dice no, è venduto, però poi l'altro ha rinunciato serietà, serietà trasparenza e trasparenza Per chi si fosse ecco. collegato facendo ecco. zapping, ecco. non ci conosce, Aste Bolaffi, stiamo presentando con Alberto Ponti la nuova stagione autunnale delle Aste Bolaffi. Siamo presenti con questo appuntamento tutte le settimane. Tutte le settimane, il martedì, il mercoledì, il mercoledì e il giovedì dalle 20 alle 21. Diciamo un aperitivo un po' lungo, ecco, sì. prolongé. Il canale, canale 127, il lunedì invece, il venerdì le lasciamo degli appuntamenti tradizionali, il lunedì con la grande numismatica con Lorenzo Lamorta dalle 21 alle 24 e il venerdì sempre allo stesso orario con la grande filatelia. Astevolaf invece è martedì, mercoledì, giovedì, quindi prossimo martedì collegatevi già. Alle 20 troverete me e la dottoressa Maria Carla Manetti per la presentazione dell'asta, quella dei gioielli di cui abbiamo appena parlato. Ma andiamo avanti perché la regia giustamente ci dice che le aste sono tantissime, ed è vero? Quindi, andiamo con la successiva. Dopo segna esservi segnati i gioielli 13 ottobre Milano, brum, brum, torniamo brum, a Torino brum, brum. il 18 ottobre con l'asta di moto. Abbiamo veramente una bella collezione in asta. Moto per tutti i gusti, moto vintage, moto Young Timer, anche nel, nel, nel settore motociclistico ci sono questi oggetti e soprattutto i nostri esperti a vostra disposizione per mostrarvi di persona gli oggetti che saranno qui a Torino. Eh, non presso lo spazio Bolaffi, ma in un luogo abbastanza simile che si chiama il Lanificio. Comunque, quando il catalogo è online, vedete ci sono anche tutti i riferimenti precisi per andare a luogo di esposizione e soprattutto. Ripeto, se siete appassionati o se vi avvicinate per la prima volta a questo mondo e magari volete comprarvi l'oggetto che avete sempre desiderato ma che non avete mai usato, complici anche delle basi. Imbattibili, questa può essere la vostra occasione. È la vera ecco. occasione. È la vera occasione anche per fare, magari perché no, come diceva anche Alberto, può essere anche qualche affare eh? perché mm. ci sono delle basi, cioè, basi magari prudenziali, magari certo, non trovate certo. per quell'asta un competitor così aggressivo. C'è veramente da mettere anche magari qualche soldino da parte ricomprandovi perché no, la moto a cui. Che volevate 20 comprare vent'anni 20 20 anni 20 anni fa, fa, ma che, adesso certo. che ne avete 40 è vostra e potete prenderla. È vostra. No, anche tu, perché il bello delle aste è proprio questo, è io partecipo, c'è un altro che partecipa, l'oggetto ci piace, però... Eh, è il treno che passa una sola volta, come dico io, Cioè, se lo voglio devo alzare la mano e offrire di più di quello che sta seduto della, a fianco a me oggi. È l'adrenalina, è la cosa bella, è il fatto che fate voi il prezzo, che decidete però anche voi quando fermarvi. A un certo punto sta andando troppo sul prezzo, potete chiaramente decidere no, adesso basta, non... Magari c'è un altro lotto che mi interessa, perché la varietà, e che varietà! So che anche qui la regia non abbiamo immagini delle asse passate, ma abbiamo un colpo d'occhio veramente importante su quelle che sono le asse certo, che tu certo, giustamente certo. hai presentato. Forse perché ti compete un po' di più. La presenterai tu, vero? L'asta delle moto, credo, la trasmissione? Penso martedì, di sì. Mercoledì, Pen sì, sì giovedì, è... Martedì, mercoledì, sicuramente. Giovedì, martedì, mercoledì insieme e vediamo chi c'era al mio fianco ecco vediamo vediamo, vediamo. sicuramente per voi sicuramente che siete... non sarà una bella bionda temo ma perché oh sono mai. gli esperti sì, però non è detto non è detto non, non, è detto, detto. non, è detto. non, non diciamo detto. niente così creiamo anche un po di suspense <ride> e sicuramente il mondo dei motori è sempre un mondo affascinante sia moto, noi facciamo anche aste di auto classiche che adesso in quest'autunno non ce ne sono in programma ma sicuramente, sicuramente in primavera segnatevelo con la matita rossa che in primavera io sono convinto posso dirvi che sarà una grande asta. Ricerchiamo i vostri oggetti, avete un vecchio, si chiamavano motorini, non so, una moto, facevate sì, qualsiasi sì. cosa, quattro immagini, due informazioni, mandatele a info i nostri esperti rispondono gratis. Intuitamente. Per, perché spesso certo. chiedete ma quanto costa, quanto costa, ormai sì. siamo fortunati perché con delle immagini già riusciamo spesso a capire, poi sì. se c'è bisogno di approfondire Vabbè, certo. verremo da è voi. È un, esatto, un primo contatto, il mondo del collezionismo è scontrare. strano, nel senso che magari… In alcuni periodi vanno delle cose che fino a 10-15 anni fa nessuno voleva le eh, mode, le mode, le le mode. mode. quindi l'oggetto che magari mode. dite: No, quello lì è una cosa che anni fa nessuno voleva. È lì in un angolo, teniamolo lì. Non è vero, magari in questo momento voi non lo sapete, perché se non siete addetti ai lavori, non si può conoscere ogni tipo di mercato, magari c'è qualcuno che lo sta apprezzando e ha delle quotazioni in crescita. Per cui le vie del collezionismo sono, sono infinite. infinite. Appunta, quasi come le nostre aste. Quasi come le nostre aste. Allora, appuntamento moto 18 ottobre sarà qui a Torino. Andate sul sito Assebola dove trovate comunque sempre più informazioni. Un'asta invece online, che mm. sarà solo online, ma che piace sempre di più. Anche questa è stata. Certo. siamo stati i primi in Italia sì, a fare pionieri, dei, dei pionieri. pionieri. Prendendo anche sempre un po' gli Stati Uniti, che sono invece la sì, patria sì, degli sì, affiche, basta che voi guardiate qualsiasi mercato film che nelle, è nato. Sì, gli sì. Stati Uniti e vedrete questi soggiorni, queste cucine stupende con questi manifesti che riempiono veramente gli occhi di gioia e gli spazi. Affiche, certo. manifesti d'epoca, manifesti pubblicitari, cinema. Sempre più ricercati, località turistiche, oggetti: arredate le vostre case, le camere dei vostri ragazzi. Con i nostri manifesti, asta solo online 20 ottobre. Quindi, cosa vuol dire solo online che potrete partecipare attraverso le piattaforme? Abbiamo più di una sì, piattaforma, abbiamo più di una piattaforma. È molto semplice. La anche nostra sui rimane la principale: le aste esatto. Bolaffi è tutto molto chiaro, sia il processo di registrazione, sia poi il processo di partecipazione online, sia il processo di post vendita, fatturazione, consegna dei lotti. Comunque, abbiamo un servizio. Diciamo di assistenza al cliente è veramente il eccezionale. Care, il che chiamato, care chiamato Customer Care. Quindi in caso è il, di, nostro orgoglio, ecco, è il nostro orgoglio. Sì, il, è guidotti and Company si spezzano in quattro per voi. Ecco. Esatto. Quindi, per, il, per qualsiasi cosa, in ogni caso può accadere che uno abbia magari richieste particolari, che voglia condition report aggiuntivi, Insomma, eh, se se fosse qualche diciamo qualche cosa poco chiara ma non perché è poco chiara la Bolaffi per voi che magari non avete capito un singolo passaggio non abbiate paura scrivete info .t -t o chiamate i nostri numeri telefonici 011 05 616 84, il centralino delle aste 011 019 9101 proprio per informazioni specifiche sulla partecipazione a un'asta e vedrete che sarete guidati da un angelo custode che eh, sposterà il vostro dito, vi farà cliccare il pulsante giusto e magari l'oggetto dei sogni su cui avete veramente. Sognato per dei giorni potrà essere vostro nel vostro salotto, nel in vostro garage, al vostro polso, al vostro collo. E così abbiamo parlato di polso. 24 polso. ottobre. Astro orologio Milano. L'asta, che forse in questo momento, sicuramente è una delle maggiori successi. Mh, maggior sì, successo. sì, l'orologio è un oggetto di moda. È un ecco. non solo di moda, è l'unico ma gioiello maschile. Se gioiello vogliamo, è l'unico gioiello maschile, anche mm. se poi chiaramente sì, un sex, sì, ma certo. sono introvabili i gioielli. In questo momento storico di ricerca anche di beni rifugio, di trovare nella sì, concretezza certo, certo. per mille e una ragione, gioielli, so, eh, gioielli, eh, ma i orologi sono... Ci sono anche orologi gioiello, penso anche orologi femminili. Quindi mm. per noi non è stato semplice, abbiamo dei pezzi pazzeschi, so che anche qui la regia ha dei contributi di... Sì, sì. Romoni. Rolex poi Newman Panda che è stato un top lot pazzesco della passata Asia. Da 120.000 è stata battuta a 150, quindi un realizzo assolutamente di tutto rispetto ai migliori prezzi di mercato. Non spaventatevi, questi, eh. pezzi importantissimi perché è giusto avere dei pezzi importantissimi, ma anche prezzi per regalistica. Pezzi certo importanti perché passano in un catalogo no? e hanno un'expertise di un catalogo ma sicuramente non fatevi spaventare dai prezzi perché ce n'è veramente per tutte le tasche e per certo, tutti i posti certo. soprattutto l'asta degli orologi è a Milano e anche la Visione Lotte l'appuntamento è per il 24 ottobre ci sarà una trasmissione solo chiaramente dedicata Ricordi, vi terremo compagnia vi terremo martedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 21 sul canale dico, 127 segnatevi dove questo siete orario adesso collegate l'asta degli orologi ha fatto mm. vedere veramente dei top lot importanti, certo, so che la regia ha certo. almeno un paio di contributi. Sì, uno ne abbiamo già parlato, il Panda e, e l'altro è un Daytona Cosmograph che partiva sempre Rolex da una base di 32 e ha realizzato 54.000. Quindi vedete se c'è il pezzo, se c'è la qualità e soprattutto se c'è un'expertise affidabile perché noi sugli orologi abbiamo un esperto molto bravo, che gli orologi importanti li controlla quasi pezzo per pezzo, li apre, voi avete la certezza che se noi lo non... descriviamo come Rolex Daytona, è un Rolex Daytona originale, non sono come a volte si trovano sul mercato magari a prezzi così civetta, delle cose che poi sono dei mezzi bidoni. Ecco, cioè il fatto che sia inserito nel in nostro catalogo è la garanzia di qualità e di autenticità del pezzo, e per cui andate sicuri. potrà essere questa expertise, questo essere inserito all'interno di in un catalogo, di essere oggetti battuti in un'asta comunque? So, diventa fondamentale anche per un'eventuale rivendita un giorno, quindi certo. tutto quello che passa tramite un'asta ufficiale. Con un expertise, con un documento ha che certifica, storia, ha una sua, sua storia, diciamo un così. suo pedigree, diciamo ecco, così. Un pedigree che diventa sempre più importante diventa. in un mondo, come dici tu, dove c'è veramente con un clic si trova un po' di tutto. Si trova un po' di tutto. E oh, tanto anche purtroppo di, di non serio o molto meno serio. Assolutamente, noi, infatti, facciamo su tutti gli oggetti che ci vengono proposti una grossa selezione, gli esperti sono lì per quello, eh, per fare delle belle aste, non conta tanto il prezzo, perché, come diceva giustamente Elena, noi abbiamo l'oggetto da. 100.000, 200.000, 50.000, 500 ma abbiamo anche l'oggetto ehm? da 200, da 300, da 500 euro con cui potete compatibilmente con le vostre possibilità divertirvi e acquisire un pezzo eccezionale con un Col... sborso anche limitato. Ma con la stessa ecco, serietà, se ecco, anche con la stessa... Con la stessa... Tipo di descrizione con la stessa triple di expertise. Noi descriviamo gli oggetti che ci affidate, da quelli da 100-200 euro a quelli da 100.000, con la stessa identica serietà. Quindi potete essere tranquilli, affidatevi alle aste Bolaffi, cara Elena, non solo oggettoni da eh, veramente cifre importanti, ma anche oggetti. Non Dico da poco perché da poco non c'è nulla che proponiamo alle nostre aste, ma no. oggetti curati che si possono acquistare con gli sborsi limitati. Abbiamo proprio inventato delle aste smart, smart, facili per venire incontro per farvi venire anche voglia di partecipare a un'asta, per poter fare anche tra virgolette una prima prova con prezzi facili: 100, 200 euro. Le abbiamo fatte in passato, dei vini hanno avuto un grandissimo successo. Quest'anno ci saranno di orologi, quindi ci sarà l'asta. Diciamo. Quelle dei pezzi più importanti a Milano, e sarà proprio in presenza a Milano. Sì. Ma ci sarà anche un'asta smart, veramente per avvicinare al mondo del collezionismo del bene rifugio. I più anche voi che magari non avete mai pensato, pensavate andare magari in un negozio a comprare un orologio, sì. ma perché no? Quando c'è la possibilità di prendere un pezzo con un expertise che è stato in un catalogo d'asta sì, che sì, sì. ha già una storicità, e magari si riesce a comprare un orologio più bello, sì. con, con un una storia, con una, una storia, storia con una soprattutto storia, soprattutto con una storia, anche perché io cado sempre su questo argomento, la partecipazione all'asta. Certo, dal vivo si percepisce proprio eh, così eh, la sensazione della sala d'asta, l'adrenalina, ma anche online è un'esperienza, perché comunque online eh, non è fredda come partecipazione, perché vedete gli oggetti scorrere e sapete che cliccando avete la possibilità di portarli a casa veramente in tempo reale. Vini, orologi, ci sarà arredi. anche un'asta un smart di eh, Sì, più che arredi sono di no, arte, no, sono di arte. Sì, certo, l'arte arreda. Ecco, cioè, vero, anzi, forse un dipinto è il, il, migliore, il migliore oggetto di arredamento che ci sia. Ecco, cioè, quindi avremo un'asta smart dedicata a tutta una serie di, arredi, di, di dipinti, litografie, ecco, grafica smart, smart in facili, quel senso lì. Facili, anche, facili, facili, facili chiamate, facile a partecipare pensavo facile, agli arredi ecco. perché dobbiamo presentare quegli arredi perché ci arriviamo, sta, ci arriviamo, sta volando il 27 tempo ottobre, 27 ottobre a Torino nello spazio Bolaffi di Corso Verona ci sarà una bella bella, io ho visto già l'anteprima di alcuni lotti, di alcuni pezzi una bella asta di arredi e dipinti antichi, ecco direi soprattutto antichi, c'è anche qualcosa di moderno ma quello lo trattiamo più che altro nel design, quindi l'asta del 27 ottobre è dedicata agli arredi di quelli che ci sono nelle case importanti. Tra, 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 ecco, tradizionalmente massa ecco. ad esempio, avevamo una collezione di oggetti orientali incredibili che hanno fatto sognare. Che abbiamo presentato anche qui, tra l'altro, con Federica. Ecco, Lo so, l'avete presentato successo. benissimo, è stato un grande successo. So che la regia può proporci qualche immagine, ecco, perché anche questa è stata certo. sicuramente una delle aggiudicazioni che ha dato maggior soddisfazione al settore diciamo in qualche modo degli arredi e per arredi a 360 chiaramente perché negli arredi sì, abbiamo anche però della... abbiamo dell'oggettistica sì sì, abbiamo dei di dipinti vasi importanti, ecco, avevamo avuto vasi, una collezione vasi, anche di vasi di vasi, ecco qua vedete proprio magari sono... scorrere sul vostro teleschermo il lotto 64 del, proprio di quest'asta del 28 aprile quindi di pochi mesi fa prima dell'estate la scorsa primavera copia di vasi proveniente dalla Cina base d'asta 2500. 100 euro, aggiudicazione 16.000. Quindi, vedete, la garanzia di mettere un oggetto alle aste Bolaffi è quella di vendere l'oggetto al migliore prezzo di mercato. Al migliore prezzo del Tutto il mondo lo vede. Noi Facciamo veramente il vostro interesse, facciamo il possibile perché i vostri oggetti vengano valorizzati nel migliore dei modi. Ecco perché dovete scriverci, mandarci delle immagini. Scriverci a info.chocceloassebolaffi.it e proporci i vostri oggetti anche per sapere semplicemente. Quanto vale? Perché magari avete dei piccoli tesori in casa e non lo sapete, o magari anche al contrario, potrebbe capitare che invece pensate di avere dei grandi tesori, magari sono oggetti invece sì di interesse, Però ma più magari in questo ecco. momento un po' più comune. Non adatti C'è anche un po' ecco. di mode, come dicevi assolutamente, tu, no? Quindi Assolutamente, c'è anche un po' la moda del momento. Quello certo. che non passa mai di moda invece è la Bolaffi, che dal 1890 si occupa, io dico sempre, di cose belle: cose belle. di oggetti, di beni, rifugio, certo. di oggetti che passano di padre in figlio collezionismo, collezionismo significa passione e la passione, lasciamelo dire, è quello che tiene viva una persona è un vero, uomo, una donna, senza passione, e eh allora sono persone che dobbiamo cercare di far appassionare, ecco, dobbiamo ci, cercare ce la di portare in questo mondo noi ecco, certo. siamo i primi appassionati i primi che ricompriamo, tra l'altro, anche nelle aste ma noi siamo, esatto, appassionati. Vediamo ecco. le cose dall'interno, cioè in maniera sempre estremamente trasparente certo. io a volte mi capita di parlare con qualcuno purtroppo al mondo delle aste ha fatto una pessima pubblicità quel film di Tornatore la migliore offerta Afferta. perché sembra che chi lavora nelle case d'aste poi eh, così cerchi di, di comprare i capolavori sotto banco a basso prezzo in realtà non c'è no. nulla, no. nulla di più trasparente di un'asta e nulla di più trasparente di un'asta bolaffi veramente nel momento in cui voi affidate il vostro oggetto alla bolaffi lo, è come se lo affidaste una banca perché perché noi diamo comunque una garanzia. Tutti gli oggetti che voi ci affidate in vendita sono assicurati certo. per la base d'asta incrementata di una grossa cifra. Ecco, per cui se succede qualsiasi cosa, tocchiamo legno, siamo qua da 130 <ride> anni e mai è successo nulla. Se Però. succede qualsiasi cosa, i, vo i vostri oggetti sono assicurati: danneggiamento, furto, rapina, smarrimento. E quindi, oltre a tenere gli oggetti come se fossero in un cavò, voi avete la certezza che facciamo vedere in tutto il mondo e se, quanti sono gli abitanti della Terra? 6 miliardi, 7 sì, miliardi, sì. se fra i 7 miliardi di abitanti ce ne sono anche solo due che interessati sono interessati a quell'oggetto, li, oggetto, li prezzo, mettiamo in competizione veramente. fra di loro. Li mettiamo ecco. in competizione in modo che il vostro pezzo possa... Il più possibile. Eh, stiamo presentando la stagione autunnale delle Asse Bolaffi con Alberto Ponti. Stiamo facendo una carrellata. Scusate, se non seguiamo, seguiamo solo un filo, diciamo, eh, cronologico delle prossime asse. Il calendario ci sarà sempre sul sito istituzionale www.assebolaffi.it e tutte November. le settimane saremo ecco. qui il martedì, il mercoledì e il giovedì sul canale 127 dalle 20 alle 21 per presentarvi poi invece proprio nel dettaglio l'assa di vostro di maggiore in interesse di volta in volta affiancati a questo punto con i specialisti che entreranno proprio nel merito quella carrellata incuriositevi sì. chiamate ehm, per maggiori informazioni su come partecipare su come affidarvi affidarci certo. i vostri oggetti siamo passati sì, a novembre, a novembre anche perché, perché il tempo eh, sì, corre no, poi e... soprattutto nel ottobre novembre fine inizio dicembre eh, il ritmo si incrementa cioè Un'asta quasi ogni settimana. Considerate che la Bolaffia ormai fa decine di aste no, l'anno. Ecco, tra Smart e aste tenute e battute in sala. L'8 novembre sarà il momento della grande arte del Novecento. Ecco, ci sarà un'asta Smart più avanti dedicata no, no, a cosa è per tutte le tasche e qui in via Cavour ecco. A Torino, che è la sede principale della Bolaffi diciamo la, la storica la storica è in via Cavour per l'arte del Novecento. Saranno poco meno di 200 pezzi, non tantissimi, giusti, ma giusti, giusti. Una selezione giusti. con delle cose eccezionali. Io potrei Grandi dire nomi: Mi fai qualche un nome, Savigno, per esempio, abbiamo dei Savigno strepitosi, eh, però ne parleremo più avanti durante la puntata di presentazione. E novità di quest'anno, non so se succederà per l'arte, ma sicuramente in altri uh -huh. settori sì, come si diceva proprio prima, durante le presentazioni delle aste, ci sarà la possibilità di mostrare proprio per voi che ci seguite, per voi che ci chiamerete, alcuni oggetti a trattativa privata, alcuni oggetti che sarà possibile acquistare anche al di fuori dell'asta. Questa ecco. è la vera novità, non per tutte, non le, per aste, tutte le aste ovviamente. Non per ovviamente, tutte le trasmissioni, tutt ma ci sono degli oggetti che noi possiamo già proporvi, ma non all'assa, ma direttamente proprio per voi, che chiamerete per sapere il prezzo per fare un'eventuale trattativa privata sempre col nome Bolaffi con la serietà Bolaffi quindi è un modo per è una chicca volevamo creare ancora un po' più sempre una novità più attenzione da parte vostra perché ecco. tanti ci ma io avevo visto quello ma posso già fare certo, un'offerta certo. posso sapere il prezzo allora ci saranno sempre no. qualche oggetto anche proprio Questo dedicato che è un'anteprima una, una, un che lanciamo in maniera ovviamente adesso abbastanza generica però poi quando sarà la volta le trasmissioni, ah, ci sarà l'oggetto lo, e lo vedrete. Si va verso la stagione fredda, siamo a novembre, è la stagione dei funghi, è la stagione delle grandi mangiate, è la stagione del tweed, è la stagione di tante cose, la è la stagione, stagione anche dei, dei vini, dei, dei disipoli. Il 17 novembre l'asta che in genere... Presento io perché è una delle mie grandi passioni. Il tuo come cavallo di battaglia. Il tuo amico sanno, è uh -huh. una grande passione. Non sono praticamente un'intenditrice, ma avremo la dottoressa Bianconi che invece è la nostra super esperta. Le asse, certo. ultimamente, negli ultimi anni, beh, il vino, i dissellati, è moda, 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 ma non solo: i grandi nomi sono Bene Rifugio, Rifugio. Sì, c'è anche un discorso di investimento, su alcune etichette se vogliamo. Si stanno moltiplicando. Certo. Ci saranno bottiglie da tutti i prezzi, ci saranno lotti di bottiglie, ci saranno pe pezzi singoli, ci saranno magnum, ci sarà una parte dedicata solo ai distillati whisky. Tutte cose Mo introvabili, credetemi, perché se poi Potete andate andare in... andare giro... anche nelle noteca più mm. fornite della vostra città, la più seria, e ecco, qui a Torino sicuramente ne abbiamo tantissime, ma ci sono dei pezzi che ormai vanno solo attraverso i canali dei collezionisti e cosa c'è di meglio che avere una bottiglia che è stata pubblicata che è passata in un'asta bolaffi un regalo viene, importante un'occasione un importante, un importante. Ecco. la facciamo il 17 novembre proprio per quello cioè. regali di Natale voi dovete esibitarvi per qualcosa volete Mm, regalare a un amico una chicca importante un whisky un distillato una magnum di vino per le vostre feste per voi da bere ma anche da tenere lì come bene rifugio i vini sono di moda ma ormai non passeranno più di moda ormai hanno preso troppo piede sì sì le eh, etichette, etichette giuste, giuste sono d'accordo con te ecco, non ti perché, dico degli assegni circolari no, ma sono veramente parliamo di produttori con storie centenarie centenari. alle spalle ecco. 17, Quindi, come la bolaffi sembra... non sono nati ieri esatto il 17 novembre a Torino sarà un catalogo importantissimo con tantissimi lotti quindi e avremo la trasmissione dedicata e vi presenteremo anche questo andiamo fine. verso fine novembre allora, fine novembre, sì invece, sì, il, sì 22 beh, il 22 novembre, novembre sarà un'asta di design abbiamo parlato dell'asta di arredi e dipinti che si terrà adesso a fine ottobre neanche un mese dopo sarà la volta del design anche il design è un altro settore che sta crescendo sempre di più il design non solo italiano, internazionale degli anni 50, 60, 70, che fino a pochi anni fa, sì, per carità, era bello quanto vuoi, era modernariato, non so, ma era neanche così ecco, considerato. Oggi, detto. anche presso i giovani, presso le generazioni dei trentenni, quarantenni, cinquantenni di oggi, sta cominciando a diventare sempre più apprezzato. Ci Quindi, sono dei pezzi ecco. che continuano a fare, ma vuoi certo. mettere il fascino di un pezzo, magari proprio o coevo, molto vicino di quando è stato assolutamente, disegnato? Assolutamente di lampade che continuano, magari grandi produttori e a fare. So, so. Ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, cosa. cioè e... la lampada d'arco di oggi non è quella degli anni 60-70. La poltrona che di cassine certo. eh, che continua a fare. Non è la stessa cosa di avere un oggetto sì. che ha avuto a novi È come se è avessero già una vita loro, riempite, scaldate le vostre case di pezzi o introvabili perché non si trovano più o difficilmente trovabili certo. oppure che hanno una loro storia una loro, una storia. Una loro vita lo proprio. slogan della Bolaffi il motto, anzi per usare un termine italiano è per noi la storia è un, un oggetto, oggetto da, da collezione. collezione proponiamo ormai di tutto veramente dagli immobili agli orologi, ai francobolli alle monete, ai vini tutti, i settori, tutti i settori del collezionismo a 360 gradi passano attraverso le aste Bolaffi ma quello che importa è che Ogni oggetto ha una propria storia, grande o piccola che sia, ed è quello che piace ai collezionisti, è e quello che vogliamo, piace a voi. E noi voglia, ecco. a noi piace trasmetterla questa cosa, ecco. vogliamo farvi sentire questa storia, vogliamo farvi apprezzare certo. sempre più la storia, è un modo veramente anche no, per rimanere io... in contatto con, non solo con dei pezzi nuovi, ma avere certo. qualcosa che è passato di mano in mano, ma con la serietà di un'expertise e soprattutto di essere inserito in un catalogo, catalogo che sì. nulla vi toglie, io, con una descrizione, con delle sì, immagini, certo. con pregi e anche perché no, qualche difetto. La più. storia è così, cioè la storia non è patinata, ecco. Eh, io, io lo vedo proprio, lo vivo tutti i giorni, cioè quello che piace, quello che piace ai collezionisti, agli acquirenti delle nostre aste, cos'è? È, è l'oggetto che, oltre ad essere quell'oggetto lì, la quello. lampada, l'orologio, il dipinto, è l'oggetto che si capisce, perché lo si capisce, esce per la prima volta da una casa dopo 40, 50, 60 okay. anni, allora ha un fascino, ha un allure, eh, non è un déjà vu, ecco, è, è una, una cosa storia. che piace. è la storia C'è una, una poesia, è si, una poesia, è una poesia si, dietro. Si, si percepisce a livello quasi fisico, lasciamelo Ai, anche dire. Anche perché posso ecco. dirti, sai, la soddisfazione mm. quando magari hai una bella affiscia, qualcosa a casa, hai certo. un gioiello di dire questo l'ho preso all'asta, sì. questo ha una storia, questo l'ho preso in un'asta bolaffi, questo è stato. È stato un gioiello pubblicato, sì, un orologio oh che mm. è passato. C'è certo. un'altra allur di cibernetica. C'è un'altra una dietro chiaro, gli oggetti senza essere sì, sì, certo, poi diventati mancherebbe. C'è un discorso di prezzo. Così come la vita non è solo romanticismo. No? E alla però fine un po' di poesia ci vuole perché no? Ci vuole sempre ecco, per vivere <ride> meglio, soprattutto. Quindi ecco. allora il 22 novembre, l'appuntamento, abbiamo detto: con l'assa del design. Il tempo corre, temo che abbiamo solo un quarto d'ora o giù di lì. Sì, Al però io penso che potremmo potremmo. potremmo dare qualche pillola che farà sì che i nostri diciamo, vero, vero. spettatori ci seguiranno martedì mercoledì e giovedì sempre dalle 20 alle 21 siamo qua io so che a volte le puntate vengono anche ripetute per cui voi eh, non temete magari quella sera non siete arrivati in tempo a casa avete avuto un impegno improvviso collegatevi e al poi canale io, 127 e poi forse ecco. si può vedere anche poi ancora un'ulteriore replica anche collegandosi direttamente dal sito assebolassi.it su it, youtube su youtube abbiamo un canale esatto. proprio a stebolaffi in cui tutte le Quindi puntate insomma, se vi siete persi eh, qualcosa potete andare tranquillamente magari stasera vi siete innamorati di Elena Sala se, <ride> vi collego domani domani no domani c'è quell'altro pirla che non mi piace no, <ride> no, vado no, su youtube e no. mi guardo Elena Sala <ride> <ride> ognuno, ognuno ognuno ha le proprie certo, passioni certo, le proprie, certo. e avremo però sì, sì. sempre in sala i nostri esperti perché nostri sono esperti, loro sì, veramente sì, la ricchezza sì, certo, della nostra certo, certo, azienda. Certo. Siamo arrivati a novembre, fine novembre abbiamo forse un'asta Smart. Un asta smart quella di cui abbiamo già parlato. Perché qua andiamo abbastanza velocemente. Sarà l'asta l'8 novembre di arte con i pezzi importanti. Il 29 novembre l'asta Smart, che sarà un'asta soprattutto di dipinti, magari eh, bellissimi, anche di grandi autori, ma litografie piuttosto. Insomma, un'asta Smart in cui troverete l'oggetto sia per casa vostra anche qua, perché no, visto che c'è servizio per, di Natale per, per un regalo comunque prestigioso e importante ecco, il discorso che si è fatto prima però anche dicembre è un mese assolutamente intenso ricco, perché ricco. si inizia il 6 dicembre già con uno dei settori, uno degli ultimi settori in cui le aste Bolaffi si sono cimentate, ma che sta dando un grande responso e sta avendo un grande successo, soprattutto perché è un settore molto seguito dai giovani, Sei che giovani. sono le memorabilia sportive. Il 6 dicembre. Non solo mm. calcio, non ah, no. solo calcio. Mm. Chiaramente il calcio con le magliette, con i trofei fa sempre Vabbè. da padrone sì, ma abbiamo avuto tutti pezzi pensano. di coppie abbiamo avuto bici di Bicicletta pantani di pantani, scusa, pantani la maglia di, di Mohamed Ali no, insomma, insomma eh. fa sognare perché appunto avvicina un po' è trasversale avvicina un po' tutte le generazioni perché le appassionate di sport dei grandi nomi delle memorabilie veramente sono Collegano sì. i nonni con, veramente con i nipoti i grandi nomi dello sport anche lì i nostri esperti Magliette, so che io è un settore mm. ammetto che conosco molto meno. Però abbiamo un grande sì, certo. esperto che può darvi tutte le informazioni. Magari vi avevano regalato, vi avevano lanciato la maglia in una partita, alla fine di una partita di calcio. Sì, o siete cosa. andati a farvela, a farvela, farvela dal autografare dal vostro Beniamino. Ecco. Mandateci una foto info chiocciola a siamo qui anche a raccogliere materiale per le prossime asse ancora che arriveranno nelle prossime stagioni. La nostra valutazione è assolutamente gratuita, non vi costa nulla, un sì. colpo di telefono, una mail, le mail vengono girate nei vari settori, sì, cerchiamo sì. di rispondere no, quanto più possibile. Devo dire che c'è una risposta praticamente in temporale, certo riceviamo centinaia di mail al giorno, per cui magari passa mezza giornata, un giorno, o due, ma noi alle mail, io in prima persona per i miei settori ma anche per altri ci sforziamo di rispondere a quanto, tutti quanto poi, prima. È chiaro che su 100 mail che arrivano magari poi saranno 5, saranno 10, saranno 15, quelle che si andrà ad approfondire allora ci sarà un contatto, verrete chiamati dall'esperto, da l'oggetto ci interessa, insomma vi spieghiamo come si fa a mettere un oggetto in asta ovviamente nel vostro interesse per realizzare la cifra più alta possibile quindi 6, 6 dicembre, dicembre un'asta che sarà solo online. Online, online quindi si parteciperà solo tramite la piattaforma solita tramite il nostro sito astebolaffi.it anche lì non ho mai partecipato a un'asta ho un po' paura in genere sono abituato ad andare in un negozio non compro online chiamateci è tutto molto trasparente sì, è tutto sì. molto semplice ed è tutto garantito dalla Bolaffi che dal 1896 Segue generazioni di collezionisti, di appassionati, di amanti, di cose belle e sì, di certo. storia. Di storia, di storia. Vi posso dire che succede a volte che ci sia. I, la persona che viene da noi a comprare in asta che dice già mio padre o mio nonno erano vostri clienti, quindi è, è, un, è un collezionismo, a volte è anche un po' una questione di famiglia. È un bellissimo mondo e noi tramite le aste online, le aste smart, diamo la possibilità a tutti di avvicinarsi a questo mondo. Il 12 dicembre avremo infatti l'asta orologi smart, non solo Daytona, non solo Patek Philippe, ma anche tanti orologi bellissimi che magari oggi sono orologi che si possono ancora acquistare per poche centinaia poche migliaia di euro ma che hanno un futuro brillante, luminoso di rivalutazione, Beh. di collezionismo davanti a loro perché l'orologio in questo abbiamo, momento abbiamo è Abbiamo avuto un'asta ecco. dedicata praticamente agli swatch, quindi squash. anche tra virgolette quello che viene considerato quasi il primo prezzo no, degli orologi, orologi tra, quasi, sì. perdonatemi non dico usegetta ma quasi sì, sì. Hanno, con dei prezzi comunque dei buoni prezzi. Alcune Buone, casi addirittura ecco. importanti in migliaia cosa. di euro in migliaia di euro ecco quindi vedete che c'è veramente per tutte le tasche chiaramente a dicembre la sta Smart in voglia anche per una, per un discorso di regalistica per stupire la persona a cui tenete con una cosa tutto tranne che banale. Perché poi per regalare ecco. un oggetto che è passato certo. all'assa, è tutto tranne che banale. Oppure, Anzi, è proprio una storicità e un pedigree per fare perché no? Anche, perché anche un regalo a se regalo. stessi. Ecco, come, spesso come, spesso spesso come spesso vi capite come che sono spesso. tra l'altro tra i migliori <ride> direi: perché sono quelli scelti meglio. Quindi assolutamente, abbiamo assolutamente. qualche minuto ancora, rimaniamo su dicembre. Che cosa abbiamo ancora a dicembre? Dicembre Beh, abbiamo il 15 non abbiamo dicembre, toccato l'assa ecco. più Forse. Sì, sì, sì. l'asta è un settore che da tanti anni la Bolaffia affronta, un settore diciamo, contiguo ai settori proprio tradizionali con cui la Bolaffia è nata, perché noi siamo nati con i francobolli, poi ci siamo estesi alle monete e il 15 dicembre abbiamo l'asta di libri antichi e rari, quindi sempre di carta si tratta, un'asta intellettuale, come dicevi tu, un'asta intelligente, eh, un'asta in cui… È veramente possibile, guardando gli oggetti che proponiamo, Toccare la storia con le proprie mani, perché avere fra le mani una cinquecentina un libro del Seicento o una prima edizione rara dell'Ottocento del Novecento è come avere fra le mani un pezzo di storia, ecco. È lì c'è poco da girarci libri, intorno. Libri, è un'emozione incredibile. Ma anche autografi, autografi anche lettere, possono capitare, è vero? Quindi insomma libri, ma anche se avete un personaggio Beh. del cuore, dico la calla. Sì, non dico sì, D'Annunzio sì, sì. perché D'Annunzio c'è sempre ecco, D'Annunzio c'è diciamo sempre è, 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 stato, è stato un grafomane <ride> un pazzesco, un grafomane ma è pazzesco avere, ma avere fra le mani una lettera di, di Cavour, di Napoleone pensare che questi grandi personaggi che si studiano in tutto il mondo eh, proprio eh, hanno avuto a loro volta fra le mani quel pezzo di carta ci e ci hanno scritto loro l'ultima asta su quella regia forse anche qui è un contributo abbiamo avuto sì una selezione Assolutamente pazzesca, è stata un'asta un di grande successo, anzi devo ne dire che ne hanno parlato in tanti, ci ha stupito perché Giornali, eh, per essere un'asta, comunque che chiaramente è dif molto difficile, non impossibile perché ci sono delle rarità pazzesche mondiali noi anni fa abbiamo venduto il libro di Luca Pacioli il primo trattato sulla partita doppia a più di mezzo milione di euro che credetemi è tuttora uno dei più grandi top lot delle aste bolafi a, a livello mondiale yeah. ecco. e quindi eh, abbiamo avuto una grande selezione di libri che hanno risposto molto bene per esempio avevamo una bellissima selezione sul gioco degli scacchi e un, anche un libricino che partiva da 700 euro, come questa edizione del 1584 di Lopez De Segura, che è, potete vedere ovviamente sui vostri teleschermi. Era un libricino, tutto sommato minuscolo. Da 700 ha realizzato 2400 euro. Oppure, per collegarsi a quello che Le, diceva Elena Sala nomi. poco fa, abbiamo avuto uno splendido insieme di fotografie scattate personalmente da uno dei giganti della letteratura italiana che è Giovanni, Giovanni Verga. Verbia. Che eh, girava per la Sicilia a fine 800 a documentare quelle che erano le sue terre. Eh, L'abbiamo venduta a 110.000 euro, pezzo sì, unico, se, eh, notificato, dichiarato di importanza storica. Ecco. Quindi delle cose assolutamente introvabili altrove. Ecco, e che invece se no, ecco. cose anche più alla portata più di alla tutti. Più alla portata. Come tante, è eh, chiaro possiamo... che dobbiamo parlare, volevamo far sognare con qualcosa di veramente speciale, quindi abbiamo parlato magari anche un po' i top lot delle certo, paste passate, certo, certo. ma abbiamo veramente oggetti, diciamo veramente per tutte le tasche per qualsiasi tipo di appassionato, non bisogna essere per forza collezionisti perché per avere la lampada per arredare no, 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 nella vostra no, casa, no. la vostra casa, l'affiche, il gioiello da regalare, no. bisogna avere passioni, come diceva è il giustamente di Alberto, la passione, passione muove noi siamo mosse dal 1890 per la passione per il bello, per i pezzi storici, per la serietà, per la continuità tra generazioni che seguiamo. Vi ecco. um, abbiamo S presentato, vi stiamo sì. ancora finendo. S siamo ricordo. veramente in chiusura, ah, nel senso chiusura. penso che manchi molto poco, per cui noi l'invito che possiamo dare è questo qua. C'è il nostro sito www.astebolaffi.it, non sto a ripetere il calendario perché tanto lo trovate, trovate. lì, andate sul ah, sito, sempre aggiornato, ci sempre aggiornato in tempo reale, assolutamente, sì, quel che si diceva prima, info-astebolaffi.it, numero che vedete in sovraimpressione 011 05 616 84, e soprattutto ogni martedì, Mercoledì e giovedì dalle 20 alle 21 sul canale 127. Sempre al vostro fianco, sempre per presentare e stupirvi con le nostre prossime aste con una serie di oggetti fantastici che presenteremo in anteprima solo per Dedicate voi, dedicati a voi che ci seguite con tanto affetto. Abbiamo ancora qualcosa da dire, sì, scriveteci, assolutamente. mandateci soprattutto gli oggetti che avete casa, incuriositevi. Non costa assolutamente nulla. Allora, Le aste Bolaffi nostro... sono a vostra esatto, disposizione, siamo assolutamente a disposizione. Il centralino è ancora attivo, quindi se avete piacere già di chiamare, la mail è lì. Vi salutiamo, grazie Alberto per questa bella ora certo, passata insieme. Appuntamento allora Marte brevissimo la prossima settimana con Elena Sale e Maria e Carla Manenti per la grande asta di gioielli del 13 ottobre a Milano. Non occhi. dico niente, ma presenterò delle cose pazzesche. Grazie a tutti per grazie. averci seguito questa serata. serata, grazie ancora, grazie a presto. Ancora.